Ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, si è svolta un'altra sessione ieri e oggi, chirurgica del programma sociosanitario Benessere Uomo, che prevede, fra le altre iniziative, degli interventi di chirurgia andrologica e protesica. A cura dei chirurghi urologi, professor Michele Ruoppolo, direttore dell'unità operativa di urologia e andrologia ad Agrigento, e il professor Gabriele Antonini dell'azienda sanitaria Roma 2. Dottor Michele Ruoppolo, allora come è nato questo progetto, Benessere Uomo? Il progetto nasce 5 anni fa nella collaborazione appunto fra l'unità di urologia e andrologia di Agrigento, diretta dal sottoscritto, e il professor Gabriele Antonini, che da Roma viene a prestarci la sua professionalità, la sua opera, e ci ha insegnato anche tante cose. Il progetto nasce perché, come è noto, in Italia ci sono 2,5 milioni di persone che hanno una disfunzione erettile. Tra l'altro, negli ultimi anni il fatto di la chirurgia prostatica estesa ha portato ad un incremento di questi pazienti, per cui tutti questi pazienti che sono anche di età giovane, cinquantenne o anche meno in alcuni casi, hanno bisogno di un supporto, e il supporto viene dato in questo caso dalla chirurgia protesica in particolare. Si tratta di procedure chirurgiche, andrologiche e protesiche che non sono standard, sono del tutto innovative, quasi esclusive in termini di vostra competenza. Dottor Antonini. Abbiamo portato qui ad Agrigento un accesso mini-invasivo con una tecnica rivoluzionaria, una tecnica che si fa solamente negli Stati Uniti, e in Europa siamo un centro di riferimento. In questo momento Agrigento è diventato non solo un centro di riferimento per la Sicilia, ma un centro di riferimento nazionale ad alto volume per l'implantologia protesica peniena. Dottore Ruoppolo, le prestazioni che voi rendete rientrano nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza? No, purtroppo no. A tutt'oggi ancora la legislazione prevede che, a differenza di quello che accade in campo femminile, perché per la donna le protesi mammarie, appunto dopo chirurgia demolitiva del seno, sono passate al sistema sanitario nazionale e sono inserite nei LEA, quindi nei livelli essenziali di assistenza. Quindi vuol dire che in tutta Italia, in qualsiasi sede italiana, la donna può usufruire di questo servizio. Invece, per quanto riguarda l'uomo, purtroppo siamo ancora fermi, perché solo pochissimi centri hanno a disposizione anche i mezzi finanziari per impiantare le protesi. Quindi noi ora stiamo conducendo anche a livello regionale una battaglia per permettere appunto a questi soggetti, che ne hanno necessità, estrema necessità, di accedere ai livelli essenziali di assistenza. Dottor Antonini, in conclusione, siete costretti in alcuni casi a convincere il paziente a sottoporsi a tale tipo di interventi e poi, una volta compiuto l'intervento, qual è il decorso clinico? Allora, noi non convinciamo i pazienti, noi spieghiamo esattamente ai pazienti quello che possiamo dare da un punto di vista tecnico e riabilitativo. Un paziente che ha un deficit erettile è un paziente depresso, che ha un grosso problema emotivo, sociale. Effettuiamo un impianto che permette in 15 minuti di risolvere il problema. Il decorso post-operatorio è molto agevole, il paziente nella nostra casistica a 2 settimane può riniziare ad avere una brillante e nuova attività sessuale.